Signori carissimi, Xur è sulla terra di nuovo come la settimana scorsa. Così, giusto per cambiare. Baia Tortuosa, solito posto. Lo trovate qui vicino alla nave dei Kel, dei caduti caduta. Questa settimana vende il Cerbero più uno. Una mezza monnezza, però spara proiettili da tutte e quattro le canne contemporaneamente e in più, se mirate con quest'arma, riduce la propagazione dei proiettili. Quindi spara più concentrato, un automatico un po' strano, con una doppia cadenza, un po' particolare. Pegno del gravidone per tutti quanti voi cacciatori. Allora, disciplina, resilienza, forza, non è il massimo a livello di statistiche, però molto semplice. Quello che fa, aumenta la durata degli effetti dell'invisibilità, quando sei invisibile il corpo a corpo e le armi si ricaricano più velocemente e il recupero è aumentato. Ci può stare, se, nel senso che la forza 11, se avete una build sul fumogeno, potrebbe anche starci. Non è il massimo a livello di statistiche sto pegno, però ci potrebbe stare. Ci sono i sintocipiti per i titani. Aumentata l'agilità del corpo a corpo, se circondati i danni del corpo a corpo e della super aumentano. Non male. Ottima usatica da utilizzare anche in PvP. Statistiche, recupero molto 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 basso. Mobilità al 13, inutile sul titano. Quindi valutate voi l'acquisto in base alle vostre statistiche, se ve si incastra o meno. Se non ce l'avete, la prenderei così, giusto per provarla. Poi abbiamo il peccato di Nezarek, invece venduto, penso super godroll. Quanto è? La settimana scorsa. Ci riprova. 19-20. Recupero disciplina. Perfetto, raga. Se avete perso quello della settimana scorsa, bella Leo, grazie. Questo è altrettanto buono, raga. È decisamente altrettanto buono. In base alle vostre statistiche, se siete incentrati sulle granate, cosa che dovreste fare durante sta season, oppure no, potrete scegliere di mettervi la mod eventualmente su intelletto e lasciare questo qui al 21-22 e questa vi arriva a 18, che non è affatto male. Ovviamente quello che fa il Nezarek è che le uccisioni da vuoto aumentano la velocità di ricarica delle abilità. Le uccisioni da vuoto ovviamente valgono anche quelle con le armi. A proposito di armi, mi sposto e ci mettiamo nell'angolino come sempre. L'ultimo ballo per sale mobile libellula, no. Vita della metropoli. Allora, questo è il famoso impulsi che ogni tanto mi chiedete quando vedete ancora i gameplay, quelli soprattutto della D1, del Raid, che usavo questo. Un impulsi non male, anche rollato decentemente, con frenesia e campo visivo ristretto, con i rimbalzanti canne estesa prodigio in gittata. Un buon impulsi, un ottimo impulsi da utilizzare in PvE, soprattutto con le build da vuoto, ma ha un roll decente anche per il PvP, quindi... Shoppa, lo compro anch'io, lo metto lì, non si sa mai. Poi abbiamo l'arma da supporto con riscaldamento dipendente dall'adrenalina. No. Bersaglio mobile dipendente dall'adrenalina, fucile a pompa sempre del tecnosimbionte. No. Fuorilegge uno per tutti in automatico ad arco. Decente. Non so quanto sia. È sempre un 600. Non lo so. Mentre il codice infranto con preparazione militare e assedio. Allora, vi ricordo che i mitraglioni vengono buffati la prossima season. Questo c'ha assedio. È da vuoto. Se proprio non ne avete nessuno, compratelo. Non si sa mai. Mettetevelo in saccoccia. Morso della volpe con rilevatore di minacce e tiro d'apertura. Direi che tiro d'apertura è buono, però insomma senza mira istantanei i cecchini sono un po' così, quindi valutate voi se è il caso di prenderlo oppure no. Allora, per le armature abbiamo sono con il titano, quindi stiamo guardando quella adesso. Allora, i guanti al 56 no. Oddio, la corazza, resilienza 19, disciplina 21. Allora, se avete una build centrata sulle abilità, la resilienza del titano vi ricordo che vi fa guadagnare più tempo, cioè vi fa risparmiare più tempo sul recupero dello scudo. Ci può stare, è un roll che ci può stare.
Se avete già altri pezzi con il recupero alto, vi prenderei questo e metterei la mod qui sul recupero eventualmente. Oppure no, in base a che statistica avete. Però la corazza è sicuramente un buon pezzo per quanto riguarda il titano. Mi sono sbagliato, sono uscito. Poi il casco bad, le gambe, troppo alta la mobilità, no, li lascerei lì dove sono. Vediamo le altre classi, velocemente. Allora, guardiamoci la strega. Allora, la strega di Xur ci porta i guanti non buoni. La corazza con 21 di forza, sulla strega non so quanto mi sento di consigliare la forza. Idem per la mobilità, 20 di mobilità è proprio tanto, e sulla stregone direi che non ci serve. C'è un altro 19 sulla forza per quanto riguarda lo stregone. Se proprio, cioè, incentrare la build sui corpo a corpo dello stregone non proprio super è. Non dico che non potete farlo, ma per il momento le lascerei lì dove sono. Cacciatore. Addirittura. Questo è un buon pezzo. 25 di disciplina, 15 di recupero, 15 di mobilità. L'intelletto è un po' basso, ma se le vostre tre statistiche sono queste, soprattutto la disciplina, visto che torniamo sempre al solito discorso del build con le granate, eccetera, 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 eccetera. Cacciatori, le braccia sono buone. La casacca è un 58 di overall, ma c'ha 25 di intelletto e 10 di recupero e 12 di... scusate, 10 di mobilità, 12 di recupero. Anche qui, volendo, una buonina base per una tripla 100 eventualmente. E se volete fare intelletto, recupero, mobilità. Casco, mobilità, forza, 67 di overall, anche qui buona. Se avete la build incentrata eventualmente sui fumogeni per diventare invisibili, e la mobilità sempre per diventare invisibili, anche qui top pezzo. E le gambe in realtà 17-12, non tantissimo. Sono sulla stessa riga del casco, ma un po' meno. Ma io il cacciatore, regà, prenderei braccia torace e casco, li prenderei. Poi eventualmente li mischiate un po' voi come volete. Vediamo un po' il falco lunare, lo vende con vento assassino questa settimana, e il racconto dell'uomo morto con bersaglio mobile. Non sono esattamente due roll perfetti, ma questa era Eliana che starnutiva.